Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione per la parola e con questa presentazione vorrei parlare dello studio inizia Covid-19. Come ben sappiamo, il Covid-19 è una patologia dovuta all'agente sierologico SARS-CoV-2, un coronavirus della famiglia dei beta-coronavirus, così come SARS-CoV, agente sierologico della SARS. La patologia è iniziata in Cina nel dicembre 2019 e nel 2020 l'OMS la dichiara pandemica l'11 marzo 2020. Fino a ieri sono stati registrati 163 milioni di casi globalmente, con 3,3 milioni di morti, e in Italia 4,1 milioni di casi e 124 mila morti, con un tasso grezzo di fatalità del 3%, probabilmente sovrastimato in quanto, soprattutto durante la prima ondata, i tamponi effettuati erano relativamente pochi. Per quanto riguarda la patogenesi, i coronavirus sono dati a diverse proteine di membrana, degna di nota la proteina S, la quale è costituita da un dominio S1 ed S2. Il dominio S2 è quello capace di interagire con la proteina transmembrana C2, espressa dai pneumociti, ma anche a livello di cellule endoteliali e cellule della membrana di filtrazione glomerulare. A seguito di questa interazione, la proteina S1 andrà ad attivare una serinoprotease TMPRSS2 che provocherà la fusione virale, il virus entrante nella cellula, colpirà il suo ciclo e verranno alla fine espulsi i nuovi virioni. La clinica è altamente variabile, si può avere nel 25% dei casi un'infezione del tutto asintomatica, da non confondere con i presintomatici. Nel 61% dei casi abbiamo una malattia lieve o moderata. La lieve è una sindrome virale aspecifica e la moderata è definita come una polmonite lieve. Nel 10% dei casi abbiamo una polmonite che si complica con insufficienza respiratoria e nel 4% dei casi abbiamo un quadro peggiore, ovvero più polmonite con insufficienza respiratoria e insufficienza multiorgano a causa di una infiammazione multisistemica di risposta al virus. Per quanto riguarda il trattamento, ancora non esistono linee guida, abbiamo solo raccomandazioni. In particolare in Italia abbiamo una, ovviamente, locazione di cure e controllo dei sintomi anche con ossigenoterapia non invasiva o meccanica. Per quanto riguarda la farmacoterapia, vengono utilizzati il remdesivir, che è un antivirale, i corticosteroidi e il tocilizumab, che è un inibitore dell'interleuchina 6. Infine, in basso possiamo vedere il trattamento delle complicanze, dunque antibiotici per eventuali sovrainfezioni batteriche e una profilassi per i tromboembolismi effettuata appunto con le carine a basso peso molecolare, che è l'oggetto dello studio. Qui possiamo vedere appunto la criticità che è la coagulopatia da Covid. Abbiamo uno studio in meta-analisi con il forest plot che mostra un odds ratio di 1,74 per quanto riguarda le mortalità causate dai tromboembolismi rispetto alle mortalità che non si associano ai tromboembolismi. L'ipotesi patogenetica più interessante che ho trovato in letteratura è questa di uno studio giapponese. Stiamo guardando l'interno di un vaso capillare e possiamo vedere che l'interazione tra SARS-CoV-2 e AC2 induce di per sé uno stato protrombotico. AC2, a seguito dell'interazione, verrà eliminato e dunque l'angiotensina seconda rimarrà in circolo, esplicando i suoi ruoli di aumento della pressione arteriosa e stato protrombotico. Verranno ovviamente liberate anche DAMPs e PAMPs, diciamo fattori che attivano l'immunità innata, aumenterà l'azione del complemento, i livelli di fattori 1 Hildebrand e anche una riduzione della tromboembolina solubile sarà presente. Inoltre una risposta fisiologica del nostro organismo è quella di formare delle reti del contenuto neutrofilico, appunto le NETs, con mieloperossidasi, DNA e istoni precedulinati. Questo ci porta all'azione delle eparine, che di per sé hanno un ruolo cruciale in quanto ombviamente anticoagulanti, legano l'antitrombina terza e inibiscono il fattore decimo attivato e secondo attivato, ma si è visto avere anche un'azione di inibizione della penetrazione virale, un'azione antieparinasica, una neutralizzazione di chemochine e citochine, una interferenza con il traffico leucocitario, una neutralizzazione di istoni extracellulari. Qui possiamo vedere in letteratura due studi. In alto a sinistra abbiamo uno studio americano che mette a confronto la mortalità a 30 giorni in una coorte di paziente trattata con dosaggio standard profilattico e anticoagulante e una coorte di paziente che invece non è stata trattata.
Vediamo come la differenza è significativa, un hazard ratio di 0,73, e vi sono vantaggi in termini di anticoagulazione. In basso, a destra, abbiamo invece il trial Inspiration, effettuato su pazienti critici, dunque in terapia intensiva, dove vediamo che in realtà utilizzare un dosaggio standard o intermedio non porta alcun vantaggio, la P non è significativa. Per questo motivo, inizia a Covid-19, essendo uno studio di fase 2, si poneva come obiettivo primario di determinare la sicurezza nell'utilizzo di enoxaparina, parina a basso peso molecolare, in pazienti con Covid-19 di tipo moderato o severo. L'endpoint da raggiungere era quello di andare a valutare i sanguinamenti maggiori o minori in questi pazienti. Gli obiettivi secondari erano l'efficacia, dunque in termini di mortalità ospedaliera a 30 o 90 giorni, evoluzione della severità clinica, la durata generale del ricovero, eventuale accesso in terapia intensiva, e infine di descrivere la frequenza e tipologia di eventi tromboembolici in termini sempre di tipologia, severità e localizzazione. Per definizione abbiamo incluso lo studio Covid-19 moderato, dunque una polmonite caratterizzata da febbre, sintomi respiratori e segni radiografici di polmonite, un Covid-19 severo, dunque una polmonite con insufficienza respiratoria, qualora fossero presenti una frequenza respiratoria superiore a 30 al minuto, una saturazione di ossigeno inferiore al 93% in aria ambiente e una P su F inferiore a 300. Inoltre, è importante sottolineare la definizione di sanguinamento maggiore, che è un sanguinamento con esito fatale, sintomatico in area d'organo critico, ad esempio midollare o encefalico, oppure che ha causato una riduzione repentina dell'emoglobina di 2 grammi su decilitro o che ha richiesto una trasfusione di 2 unità di sangue emazio. Dunque, lo studio multicentrico di fase 2, di tipo prospettico interventistico, con braccio di controllo osservazionale. Ha avuto luogo da marzo 2020 a marzo 2021 e questi sono stati i centri che ne hanno preso parte, in maggior misura il Policlinico Sant'Orsola. Alla fine i pazienti arruolati sono stati 296, di cui 99 nel braccio intervento e 198 nel braccio osservazionale, e il disagio dell'enoxaparina li vedremo in una diapositiva successiva. I criteri di inclusione erano appunto essere maggiorenne, avere un'infezione SARS-CoV-2 confermata microbiologicamente, avere un Covid-19 tipo moderato o severo e aver firmato ovviamente il consenso informato. I criteri di esclusione invece erano una trombocitopenia, una coagulopatia, insufficienza renale severa, ipersensibilità all'eparina, una storia di trombocitopenia indotta all'eparina, sanguinamento attivo, rischio aumentato di emorragie, un peso corporeo superiore a 150 kg oppure inferiore a 45, terapie concomitanti di anticoagulazione o doppia antiaggregazione piastrinica, stato di gravidanza e allattamento. Il farmaco nel braccio intervento è stato dato a 60 mg al giorno se il peso era compreso tra 45 e 60 kg, 80 mg se era compreso tra 61 e 100 e 100 mg se era superiore a 100 kg. Il monitoraggio è stato effettuato inizialmente in terza giornata, quando si è supposto raggiunto lo steady state, con un dosaggio dell'attività antifattore decimo attivato. Il range di riferimento era di 0,4 0,6 unità internazionali su millilitro. Il braccio osservazionale invece riceveva almeno 10 giorni di un dosaggio profilattico standard, comunque 4.000 unità al giorno, oppure dosaggi maggiori, ma per meno della metà della durata totale di terapia. All'analisi generale campione abbiamo visto che l'età mediana era di 63 anni, un Charlson score mediano di 2, il 63,4% erano maschi, il 48,6% aveva all'ingresso un Covid severo, il 30% ha ricevuto Remdesivir, il 75% corticosteroidi e il 10% tocilizumab. L'8,8% è stato ammesso in terapia intensiva e 4 pazienti sono morti, dunque l'1,9%. Qui abbiamo l'analisi ovviamente solo del braccio di intervento, quindi dell'eparina a dosaggio aumentato. Vediamo come l'80% ha ricevuto 80 mg al giorno. In terza giornata è stata misurata l'attività antidecima attivata nel 68% dei pazienti, aveva un valore mediano di 0,58. Dunque la dose è stata ridotta nel 24,2% dei pazienti e aumentata nel 2%. Abbiamo l'analisi caso controllo del braccio di intervento e quello di controllo. Possiamo notare una differenza statisticamente significativa in termini età e sesso, che possiamo reputare bilanciata in quanto abbiamo nel braccio di controllo pazienti di 65 anni e il 72,2% invece sono maschi nel braccio di intervento. Non ci sono differenze di Covid all'esordio nei due bracci.
Per quanto riguarda la comorbidità, anche qui abbiamo alcune differenze significative. Il BMI è leggermente superiore nel braccio di intervento, i tumori in analisi patologica remota a 5 anni, i Charlson score e l'ipertensione sono invece più frequenti nel braccio di controllo. Qui abbiamo i trattamenti, un punto a favore dello studio, ovvero che corticosteroidi, remdesivir e tocilizumab non sono stati utilizzati in maniera diversa tra i due bracci. L'evoluzione clinica è stata anche simile, l'unico parametro che qui abbiamo è la lunghezza generica del ricovero, che è di 12 giorni nel braccio di intervento e 14 giorni quello di controllo. Però ripetiamo che questo studio non è uno studio efficace, l'obiettivo primario è quello di andare a valutare la sicurezza dell'enoxaparina. Infatti, vedendo i dati degli outcome a 30 e 90 giorni, possiamo vedere che i sanguinamenti minori a 30 giorni, minori e maggiori a 90 giorni, non sono diversi tra i due bracci. L'unico maggiore nel braccio di intervento è stato un sanguinamento gastrointestinale, comunque il paziente non è deceduto. Per quanto riguarda gli eventi tromboembolici, non sono anche questi diversi tra i due bracci. Nel braccio di intervento a 90 giorni sono stati descritti 4,1% di fenomeni. Questo dato risulta al fatto che è stata effettuata una sorveglianza attiva. I pazienti venivano controllati a 30-90 giorni con un ecodoppler e di questi pazienti solo uno aveva un quadro sintomatico, ha sviluppato un'embolia polmonare, gli altri avevano dei quadri asintomatici che probabilmente si sarebbero risolti autonomamente. La mortalità anche a 30-90 giorni è simile tra i due bracci. Le conclusioni del suo studio sono che non c'è aumento di complicanze emorragiche nel braccio di intervento, dunque un incremento di dosaggio di enoxaparina è sicuro. Il paziente ospedalizzato con Covid-19 moderato severo, mentre analisi efficace sono ancora in corso. Dunque, aree di interesse per studi futuri saranno sicuramente una tromboprofilassi post-dimissione e la tromboprofilassi anche nel paziente con Covid-19 lieve. Grazie per l'attenzione. Benissimo, presentazione molto chiara dei limiti del tempo previsto e apro la tesi per la discussione. Apro di nuovo il PowerPoint della discussione. Sì, forse sì, c'è qualcuno che vuole, che ha domande da fare? Dicevo prima, mi è scappata la pasta, per me è stata una liberazione, si tende direttamente, perché tutto quello che si mette, cade, fa il sito, curarsi no, curarsi sì, ma attenzione, fatta, chi la fa, non fa. Per cui una gran confusione, è stata proprio una liberazione, sentire che invece è assoluto positivo nella trattazione di questo paziente. Sì. La profilassi è ospedalizzata, ovviamente pensare in fatto di avere non solo quando sono sintomatiche vengono rilevate minimamente, però come abbiamo visto anche nello studio, quando invece vengono cercate in maniera proattiva si trovano anche localizzazioni non asintomatiche, comunque di entità inferiore, per cui c'è nazionale forte per la profilassi. Se al di là della profilassi bisogna andare su un dosaggio
terapeutico, sul terapeutico ancora la cultura. Ci sono distretti differenziali delle... No, dovrebbe sia il distretto infettivo spudonoso, il distretto infettivo. Mentre per la vaccinazione ci sarebbero dei distretti preferenziali. Gli risultati, la sì, sì, esatto. Se questo che spiegazione potrebbe avere? Allora, per quanto riguarda la NIT, la patogenesi dovrebbe essere legata alla funzione dei corpi anti-fattore, uno di quelli, sì. Che è molto simile per la patogenesi nella cittadinia e la patogenesi. Non sembrerebbe essere lo stesso problema. Approfittiamo per aggiornarci un momento, visto che lei ne è competente. Benissimo. Dimenzio. Complimenti. In definitiva siamo stati costretti a dare questo perché non abbiamo le sedie, quindi non possiamo sederci, per forza di cose dobbiamo inevitabilmente andare. Bravi ragazzi, bene, le ultime proclamazioni di questa seduta riguardano Soleri, Tamburini, Zanini. Procedo alle proclamazioni individualmente. Matteo Soleri, noi commissari di questa seduta di laurea, professori Bruno Cilla, Gianella Lanari, Schiavi, Tallini e Dottor Pizza, rappresentanti dell'Ordine dei Medici, per i poteri conferiti dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, avendo preso atto del curriculum studiorum e avendo valutato l'elaborato finale e la sua discussione, dichiariamo che in data odierna il candidato Matteo Soleri ha conseguito la laurea magistrale in medicina e chirurgia con una votazione di 110 su 110 con lode. E anche per il Matteo Soleri una particolare menzione perché la media anche in questo caso è superiore al 109 con 21 lodi, complimenti veramente. Non è previsto il bacio accademico in questo caso. No, se vuoi, però... No, il presidente. No, questo è il compito del presidente della commissione. Va bene. Sara Tamburini. Sara Tamburini, noi commissari di questa seduta di laurea, professori Bruno Cilla, Giannella Lanari, Schiavi, Tallini e Dottor Pizza, rappresentanti l'Ordine dei Medici, per i poteri conferiti dall'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, avendo preso atto del curriculum studiorum e avendo valutato l'elaborato finale della sua discussione, dichiariamo che in data odierna la candidata Sara Tamburini ha conseguito la laurea magistrale in medicina e chirurgia con una votazione di 110 su 110, con lode. Anche in questo caso una menzione speciale, anche lei vedo 109,71 di media con 25 lodi. Benissimo. Giovanni Zanini, noi commissari di questa seduta di laurea, professori Bruno Cilla, Giannella Lanari, Schiavi Tallini e Dottor Pizza, rappresentanti dell'Ordine dei Medici per i poteri, conferiti dall'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, avendo preso atto del curriculum studiorum, avendo valutato l'elaborato finale della sua discussione, dichiariamo che in data odierna, il candidato Giovanni Zanini ha conseguito la laurea magistrale in medicina e chirurgia con una votazione di 110 su 110, con lode.